Oggi c'è odore di pastiera nell'aria. Tu dirai, ma come? Siamo a inizio settembre, già stai a preparare la pastiera. E vabbè, seguimi e lo vediamo dopo la sigla. Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata del Barbagianni, neofiti per passione da Domenico. Come ti dicevo, oggi c'è un po' di odore di pastiera nell'aria. Andiamo ad utilizzare per la prima volta sul canale il Bignoli. In particolare andiamo a utilizzare l'antica ricetta di Bignoli. Bignoli si presenta in questa confezione a vite, con chiusura a vite, che consente quindi anche un minimo di chiusura ermetica, se si stringe bene. Perché ti parlo di odore di pastiera? Perché questo sapone è leggermente agrumato, mi ricorda un po' l'odore della pastiera, un po' come se mi hai seguito negli altri video il DR Harris o DR Harris, che dir si voglia, Harrington. La differenza fra i due è che DR Harris Harrington, scusami, ma qua arrivano voci dall'esterno. La differenza tra i due è che il DR Harris Harrington è una profumazione dove è ben più presente l'arancia. Qui sento l'agrumato unito ha un sapone classico che può essere il sapore di Marsiglia. Infatti, mi sono andato a vedere, a studiare un po' quella che sono le note di testa di fondo. Si parte appunto con note di testa agrumate per poi chiudersi con note di fondo al sapone di Marsiglia. Molto interessante. È un tallowato e l'andremo ad utilizzare oggi con il pennello che sto utilizzando ultimamente, che è lo Yaki Bo scusami, che è il Boti N3C, e che è un pennello che sta diventando sempre più morbido. Dall'ultima rasatura l'ho utilizzato un altro paio di volte e sta diventando sempre più morbido. Andremo ad utilizzare poi su questa barbetta di 36 ore il King C. Gillette, ragazzi, che vi devo dire, è un rasoio che mi sta piacendo tantissimo. Sono un neofita e ti dico che mi sta piacendo veramente tanto con le sue Lord, con le mie Lord, scusami. Lord Super Chrome, quindi non le Platinum, le mie preferite. Eccotele qui. Vediamo un po'. Partiamo. Quindi bagniamo un po' il visino. Allora, questo sapone l'ho già utilizzato una volta, come puoi vedere da questa bella didata all'interno. Si presenta in una pasta morbida. Sta facendo ancora caldo qui, quindi la pasta è morbida veramente. Forse anche di più rispetto all'estate, all'inverno. Andiamo a prendere un quantitativo che può essere questo. Andiamo a bagnare un po' le fibre del nostro ciuffo sintetico, giusto per riscaldarle, e andrò a mettere all'interno del ciuffo il sapone. Ho deciso di fare questo montaggio senza passare per la ciotola perché ho provato il montaggio in ciotola, cioè un pre-montaggio in ciotola, e dato che il sapone è sì morbido, però ha una sua consistenza, nella modalità che sto utilizzando ultimamente, che è quella che diciamo, per la quale ho preso spunto da Vittorio Fronzaroli, che saluto con tanto affetto, amico del gruppo Facebook, nonché del canale YouTube, ti dicevo, andando ad utilizzare il metodo del premontaggio in ciotola, mettendoci l'acqua, quindi anche abbastanza, mi è venuto un po' vaporoso. In questo modo invece voglio provare insieme a te per la prima volta come mi viene andando a mettere acqua poco alla volta. Come puoi vedere, si crea già questa schiumetta, che è inutile ai fini della sbarbata. Boti, che continua a mantenere comunque le sue proprietà di sostanza, eh? È bello, bello tosto sto pennello, cioè nel senso che non è un pennello soft, pennello che ha una sua suo carattere, come mettevo nel video della scorsa settimana.
Monta subito. Volato, un ciuffo. Ok, controllo un po' la scorrevolezza del sapone. Quindi, King Sigillette armato con Lord Supercomb.
Allora, diciamo che in questa prima passata è stata una passata piacevole e senza particolari problemi, molto molto tranquillo. Puoi vedere come con un po' d'acqua, come il sapone monti nuovamente e si riprenda subito. Ok, andiamo di controvento. Una profumazione molto molto interessante.
Zona Baffi lascio stare. Ha lasciato qualcosa dietro, King sì, ma come sbarbata la posso ritenere più che soddisfacente. Ok, oggi sono di poche parole, ma stavo più che altro cercando di capire la meccanica del prodotto. Ci mettiamo un po' di allume. Vediamo come va. Se ho bruciori. Eccolo qua, il nostro bel allume della ProRaso. Leggermente in zona baffi, infatti ho evitato di andare contropelo. Già il traverso mi aveva un po' infastidito. Per il resto nulla, nulla di nulla. Allora, sciacquo i pennelli, mi sciacquo il viso e facciamo un po' di considerazioni su questo prodotto. Il pennello sciacquo. Sciacquiamo il nostro bel King Sea. Sciacquiamo il visino, fatto qualche ridocchino al volo sotto l'acqua in zona baffi perché qualcosina era rimasto. E niente ragazzi, allora partiamo con il sapone. Il sapone Vignoli. Agrumi del Mediterraneo, no, agrumi del Mediterraneo, questa è l'antica ricetta, antica ricetta, è un prodotto che mi, un po' mi lascia un po' perplesso, perché? Perché leggendo che al tallo, ecco, tu ti immagini di trovarti dinanzi a un tallo ad americano, ma anche un cella. C'è una differenza abissale fra cella e un tallowhato americano come Zingari piuttosto che Arian Evans. Questo è diverso, è un prodotto che tende a fare, come hai visto, un montaggio, una schiumona molto molto importante, ma in realtà è una schiuma fatta molto di aria, fondamentalmente. Mi è successo sia in un montaggio con poche gocce d'acqua alla volta, come ho fatto ora con te, sia in un montaggio fatto in privato dove sono partito con una bella doccia sul pennello. Ti genera questa schiuma, dopodiché poi la puoi andare ad appiattire, diciamo, a renderla quindi aderente al viso, ma non è quell'effetto yogurt del tallowhato americano, dimentichiamocelo. Però è un prodotto che non lo vedo con tanta protezione, nel senso che è un po' evanescente. Dall'altro lato però ha una ottima scorrevolezza, quindi si bilancia la scorrevolezza con la protezione che non è eccellente a mio avviso. Non è, ecco, fra i miei preferiti da questo punto di vista, tant'è vero che qui mi sono andato a toccare con le Super Chrome che sono delle lamette che non mi hanno dato mai particolari problemi e soprattutto col King Sea che resta sempre in questo momento uno dei rasoi miei preferiti anche perché mi sto radendo abbastanza, diciamo, spesso, quindi ogni 2-3 giorni e quindi il King Sea lo valuto un ottimo rasoio per questa tipologia di rasature. Come abbiamo visto in un video insieme con comparativa col Mercur 34C, la testina è pressoché identica. Cambia naturalmente, cambiano i materiali e cambia la geometria del rasoio dal punto di vista di manico, che è molto più lungo, molto più pesante, molto più scomodo per me, che invece con i manici più piccoli mi trovo molto meglio. Quindi fra i due preferisco sempre un po' di più il 34C. Però il King sì, lo noto, lo uso con piacere. Il Boti ha fatto il suo, insomma, l'ho utilizzato anche per l'altro montaggio di Vignoli.
Ha fatto il suo, però è venuto è sempre morbido, però ecco, questo sapone evanescente lo voglio provare con un altro, forse con questo, con Mocha Express, lo proverò in privato, poi magari se ho dei risultati migliori rispetto a quelli che ho portato oggi in video, sicuramente vi notizierò. Finiamo il tutto con un bel X-Flex, eh? Guarda qua, che dirai, che te lo sei bevuto? L'ho comprato un mese fa e già siamo così. Perché mi è cascato totalmente in auto nel viaggio di ritorno dalla località di vacanza dove ero andato. Non mi ero reso conto che questo sapone, questo after ha un difetto. Non chiude bene. Non sigilla ermetica, cioè questa boccetta, vedi? Non sigilla ermeticamente il prodotto è andato a ribaltarsi in auto, non è stato messo bene in sicurezza e insomma l'abbiamo perso. Vabbè, dall'altro lato però ho diciamo tutti i prodotti di rasatura perché era all'interno di una, non dico valigia, ma di una borsa con tutti i prodotti di rasatura, ecco, si sono inondati di questo sapore. Quando sono andato a sciacquarli, sembravo che stavo in un salone da barbiere praticamente. Anche la mia auto per un paio di giorni odorava di questo sapore da barbiere. Tu dirai, ma perché non te ne sei accorto durante il viaggio? Mi è venuto fuori quando siamo arrivati, cioè, quando siamo arrivati, cioè, e poi dopo ci siamo resi conto appunto della situazione, e poi dopo è esploso nell'auto questa fragranza fantastica che mi è durata per un paio di giorni mentre andavo al lavoro. Ragazzi, se... Come me siete tornati al lavoro, buona continuazione, belli carichi, altrimenti se state ancora in vacanza o le state accingendo a fare, godetevele ragazzi. E ricordate sempre il motto del gruppo, vi invito naturalmente ad iscrivervi, iscrivetevi al gruppo Facebook, ci sono ragazzi, persone molto molto più competenti del sottoscritto che è l'ultimo degli arrivati, ma che si diverte a fare video e a tenervi in compagnia. Vi lascio col mio motto. Ragazzi, ricordate che pura barba sa da sapere fa. Ciao!